Era il 31 luglio 1992 quando alle 15.56 lo Space Shuttle Atlantis si staccava dalla rampa di lancio di Cape Canaveral. A bordo Franco Malerba, primo astronauta italiano ad andare in orbita nello spazio. La missione di Malerba, la STS-46, nota anche come TSS-1, è divenuta celebre per aver portato in orbita il satellite al guinzaglio Tethered, sviluppato dall'ASI. Una sfera di alluminio collegata allo shuttle da un filo lungo 20 km e spesso 2 mm. Il filo avrebbe raccolto elettroni generando elettricità, proprio come una dinamo nello spazio. Malerba, ingegnere elettronico, aveva il ruolo di principal investigator per Tethered. Nonostante la corrente generata fosse troppo debole per completare tutti gli esperimenti, Tethered ha raccolto dati sufficienti per rendere operativa una seconda missione, la TSS-1R, portata in orbita nel febbraio 1996 dallo shuttle Columbia, con a bordo altri due italiani, Maurizio Cheli e Umberto Guidoni. Il volo di Malerba ha fatto da apripista a quelli delle successive generazioni di astronauti italiani. Non solo, Malerba ha volato in un'epoca molto diversa da quella attuale. Erano i primi 90 e l'accesso allo spazio era limitato a un numero esiguo di paesi. Inoltre gli astronauti potevano soggiornare unicamente a bordo dello shuttle e solo per brevi periodi. La ISS poi muoveva i primi passi verso la sua costruzione, che sarebbe iniziata solo nel 1998.